Nonna Paola, per caso avresti una storiella da raccontarmi su Babbo Natale? Certo, Sergio, la racconterò a te e a tutti i bambini che vorranno ascoltarla. Sì, sono molto curioso. Allora, ti racconterò la vera storia di Babbo Natale. A nord del Circolo Polare Artico, nell'Europa settentrionale, esiste una regione, la Lapponia. In questa terra viveva un giorno un simpatico vecchietto. In una capanna del bosco, circondata da abeti, vicino ad un allegro ruscello d'acqua limpida e fresca, viveva Natale, il quale si dedicava ogni giorno a coltivare il suo orticello, a curare le sue renne e ad intagliare il legno vivendo tranquillamente. Vestiva sempre di rosso, il suo colore preferito. Era un vecchietto assai buono e generoso, con una lunga barba bianca ed aiutava spesso, senza tirarsi mai indietro, tutti i suoi vicini. Un giorno pensò che era troppo poco quello che stava facendo e si mise a pensare. Voleva trovare un modo per poter dare agli altri qualcosa di più. Quella sera fece un sogno. Nel sogno gli apparve un angioletto. Era molto bello e grazioso e con una dolce vocina gli spiegò che nel mondo c'erano tanti bambini, ma tanti di questi erano poveri e non potevano permettersi niente. Anche loro, come tutti gli altri bambini più fortunati, desideravano dei giocattoli, ma non avrebbero mai potuto averli. Il cuore dell'angelo era colmo di tristezza. E una lacrima gli scorreva lungo il viso. Natale, che era molto sensibile, chiese all'angioletto cosa poteva fare per far spuntare sui visi di tutti i bambini un sorriso e un po' di felicità nei loro cuori. L'angioletto rispose che se Natale voleva, poteva aiutarli. Sarebbe dovuto partire caricando sulla sua slitta trainata dalle sue renne un sacco pieno di doni da consegnare a ciascun bambino la notte santa, quando nacque Gesù. Ma dove posso trovare tutti i giocattoli per tutti i bambini del mondo? E come posso farcela a consegnarli tutti in una sola notte ad entrare nelle case? Ci saranno tutte le porte chiuse, si chiese Natale. L'angioletto gli disse che Gesù bambino l'avrebbe aiutato a risolvere tutti i problemi. Fu così che Gesù bambino nominò Natale papà di ogni bambino, donandogli il nome di Babbo Natale. I primi giochi che Babbo Natale regalò furono costruiti con le sue stesse mani. Intagliò nel legno bambole, macchinine, pupazzi e ogni altra sorta di giocattolo. Gesù bambino assegnò a Babbo Natale degli elfi, che erano dei piccoli angeli dalla faccia simpatica e che lo aiutavano a costruire i giocattoli, a caricarli sulla slitta e a consegnarli in tempo ogni anno la sera di Natale. Che bravi! Gesù bambino fece anche un piccolo miracolo. Concesse alla slitta e alle 8 renne il dono di poter volare nel cielo. Che bello! Babbo Natale entra quindi quella notte in ogni casa, calandosi dal camino o entrando dalla porta e riempiendo le calze che ogni bimbo appende sopra il camino come d'usanza e posando gli altri pacchetti più grossi sotto gli alberi di pino, adornati a festa con luci e addobbi vari, palline, candeline, bastoncini di zucchero. E anche nella casa delle famiglie più povere, gli alberi di pino venivano adornati con noci, mandarini, frutta secca che profumavano l'aria di festa e che poi venivano mangiati in famiglia tutti insieme.
Grazie alla magia dell'amore, fu così possibile a Babbo Natale di essere sempre puntuale la notte santa nella consegna dei suoi doni per poter far felici tutti i bambini del mondo e portare un sorriso nei loro visi e nei loro cuori. Oh, che bello! Ma allora Babbo Natale verrà anche da me quest'anno? Se sarai bravo e buono, sì, verrà anche da te. Ma io sono sempre bravo. Perfetto, allora troverai i regali. E quando mi racconti la prossima storia? Mi dai il tempo di cercarne delle altre? Sì! La mia libreria è grande, grande. Cercherò altre storie che parlano di Babbo Natale. Bene, ciao nonna! Ciao! Ciao bambini! Ciao!